Ciao a tutti, oggi sono qua con Paul di Genovese per parlare Saluto. di una delle cose che preferisco, cioè dello spazio e delle missioni spaziali. Tra l'altro, ricordiamo che il tema di incastri di questo mese, del mese prossimo, quindi per aprile e maggio, è proprio lo spazio. Quindi mandateci tutti i vostri disegni a info@pepitaramone.it a tema spazio, li pubblicheremo tutti su Facebook e poi faremo una selezione che andrà in mostra a giugno. Ma perché ne stai parlando con me? Cioè, spieghiamolo giusto un attimo. Ah, perché eri già qua e mi veniva comodo. Era lì che puliva il bagno, ma vieni a parlare di spazio. Io sono uno space freak, tanto per cominciare, cioè sono molto appassionato allo spazio e per vicissitudini lavorative mi sono dovuto informare tanto e lavoro, diciamo, Ah, collaboro perché con... lavora? Una cosa Perché incredibile. lavoro ogni Lavora. tanto, non sono solo il cialtrone, ragazzi, la sapevate quella che... No, ogni tanto io ho un lavoro vero e sto lavorando con enti spaziali, possiamo dirlo. Le cose che so un pochino di più sono quelle relative alle missioni Apollo, anche perché sono un pochino quelle più famose, Sono comunque, quelle più cioè, pop sono quelle più sicuramente, pop, sono quelle più obiettivamente pop. sì, sono quelle, beh, cavolo, cioè, siamo andati sulla Luna, e quindi ovviamente quella è la missione più famosa di Sì, sempre, per è forza stata di cose, sicuramente il fiore all'occhiello della no? NASA, cioè Sì, il sì, più sì. grande accomplishment che potevano ottenere in anni e anni di esplorazione spaziale, quello poco mai sicuro. Però ci sono state tante altre missioni. Ma in realtà c'è tutto un mondo, cioè, prima di decidere di mandare queste tre beline sulla Luna Sì, tra i disperati. sono successe un sacco di faccende, tra l'altro anche Sì. alcune tragiche, ovviamente, perché non è Molte, così molte, easy prendere e molte, buttare della molte. No, gente. no, assolutamente, anche Anche la perché piccola Laika, tra l'altro. la piccola Laika, la Russia ha detto che era ritornata. Allora, no, ci sono state un sacco di missioni, perché non è che siamo andati sulla Luna d'amblé. Immagino di C'è no. stato tutto un lavoro prima delle missioni Apollo, cioè ci sono stati due programmi spaziali molto importanti, che si chiamavano, il primo si chiamava Mercury, il secondo Gemini, che hanno messo le basi per dire ok, se può fa. Quindi più o meno intorno al 62 hanno detto bella raga, se può fa. Cioè un momento di svolta nell'esplorazione spaziale, ma anche nella tecnologia odierna, perché tu ce l'hai l'aspirabriciole a casa? Sai, il Black & Decker, quello... No, c'è l'aspirapolvere grosso che però c'è attaccato l'aspirapolvere, cioè è tutto un Ok. unico Se grande. tu Non è fossi molto una mamma comodo. degli anni 80, avresti l'aspirapolverino, quello lì è stato inventato grazie alla missione Apollo, perché avevano necessità di raccogliere campioni lunari e hanno inventato l'aspirapolvere Black & Decker, che adesso lo usa la mamma per raccogliere i peli che lasciamo in giro noi ometti per casa. Capito, casalinghe? Senza parlare del fatto che usiamo gli smartphone con un segnale No, che va nello vabbè. spazio e poi torna indietro, ma gente non ci crede. Adesso siamo appunto in un'epoca in cui siamo abituati alla tecnologia per qualunque cosa. Tra l'altro non viviamo più senza tecnologia, di qualunque Assolutamente. tipo, abbiamo qualunque tipo di device per fare ogni cosa. Però, cioè, stiamo parlando degli anni 60. Cioè, quelli, Stiamo cioè, giusto, parlando. avevano magari l'aspirabriciole? No, neanche, perché l'hanno fatto dopo, non avevano neanche Non l'aspirabriciole. avevano niente. Non Non avevano niente. avevano computer che potevano calcolare traiettorie. Non avevano sistemi di geolocalizzazione. Non avevano niente. Avevano veramente niente. La bellezza, no, di queste imprese. Perché avevano detto: con un moschetto me ne frego, si va nello Sì, ma spazio. ci vuole una bella dose di follia proprio totale, Completa, completa. 100%. Diciamo che bisogna un Vai. attimino contestualizzarla, no? Piena guerra fredda, insomma, post bellico, grandi superpotenze, Russia, io ho un belino di ghiaccio formato nella tundra, io sono negli Stati Uniti, ho un belino fatto di carri armati, insomma, erano lì che se la contendevano. L'idea madre era: non abbiamo la supremazia sulla Terra, avremo la supremazia dello spazio. Solo che, detta così, ci ho messo 5 secondi, una belinata Imola Sana ve lo poteva dire. Da lì a farlo ci sono tanti passaggi. Quindi si è iniziato appunto col programma Mercury, i primi 7 astronauti, i Mercury 7, così chiamati, no? Che erano dei fuori a dei livelli over, cioè tutti i piloti di caccia collaudatori, cioè non l'aereo funziona, lo piloto. Non so neanche se funziona l'aereo, erano questi Ma io livelli. prendo e vado. Io raga lo provo e faccio delle piroette, se muoio portate un prosciutto alla mia famiglia. Questa era questa gente qua. E hanno reclutato i 7 migliori piloti della Marina, uno più fuori dell'altro. Diciamo che l'unico che ci stava un po' più dentro era John Glenn, che fu il secondo a essere nello spazio, che è diventato un senatore, persona molto posata. Ma il primo uomo nello spazio, il primo uomo statunitense nello spazio, Ah. facciamo No, questa... perché questa la so anch'io. Ok. Ma
c'è un bel aneddoto anche su questo, okay. No? Tutti sanno che il primo uomo nello spazio era Yuri Gagarin, è stato Yuri Gagarin. Sì, questo è quello che so. E fin qui non ci credo. Quello che in pochi non sanno è che gli Stati Uniti, un mese prima, mi potrei sbagliare, però mi sembra un mese prima, avevano lanciato il razzo nello spazio con la capsula dentro, vuota, per testare il razzo, no? Alla NASA, ovviamente, anni 50, sigarette, bistecche, testosterone, hanno detto, ma perché non ci mettiamo già la gente dentro? Invece sono rinsaviti per un attimo, hanno detto, proviamo. Ma magari aspettiamo un attimino, vediamo se torna. Tutto. Perché, ripeto, cioè, tutta questa opera ingegneristica bestiale era fatta con fogli di carta, matite e poco ma altro. Ma è quello, appunto, cioè, quindi, un po' di remore. Avevano già sparato un razzo nello spazio, lo potevano fare prima di Gagarin, okay. Però per eccesso di zelo. Quindi post Gagarin, gli Stati Uniti, mi sembra 2 settimane dopo, lanciano il primo uomo nello spazio statunitense, che era uno dei miei astronauti preferiti, che era Alan Shepard, il primo americano nello spazio. Ok. Furente completo. Una persona che non ci stava dentro, un cazzo di niente, aveva una patologia congenita all'orecchio che ogni tanto gli dava vertigini, mancamenti, vedeva nero. Ah beh, l'ideale per partire in una missione. È andato nello spazio. Cioè, capito? Proprio non gliene fregava niente. E lui fu quello che strinse l'accordo con la General Motors per avere le corvette. Sai che gli astronauti hanno le corvette, no? Cosa succede nello spazio? Lui è lì in sta lavatrice, sì, perché quello era coi piedi così, non aveva neanche l'oblò, la capsula della Mercury, quindi neanche una lavatrice, tra l'altro. No, in realtà poi ce l'hanno messo, perché alla prima volta che gli hanno presentato la capsula gli astronauti gli hanno detto, sì, ma raga, come cazzo faccio a vedere fuori? E loro e quelli della NASA, gli ingegneri, hanno detto, tu non devi vedere fuori. Ma come non devo vedere fuori, se la devo pilotare sta affare? Fatto sta che ci hanno picchiato, si sono fatti mettere un oblottino. Quindi lui era nello spazio in questo blò, a un certo punto fa le sue orbite, Alan rientra, lui si butta verso la Terra, ponte radio è andato. Sparisce. In realtà poco prima di scendere, ponte radio, gone, e lui dice, Houston, qua dove cazzo è sceso a occhio? Raga, è sceso a occhio, cioè orbitando attorno alla Terra, a un certo punto più o meno mi sembra che fosse qui, bra! Ed è sceso giù e ci ha dato di 1000 chilometri. Cioè, capisci sta cosa? Noi adesso non riusciamo ad andare a Cornigliano senza il GPS, cioè impazziamo se non c'è Google Maps che ci dice svoltare a destra a 300 metri. Ma 100 metri, non sei precisa, devi dirmelo meglio Google Maps, perché sennò impazzisco. Esatto, no. Lui a occhio dentro una Indesit si è buttato verso la Terra senza sapere se lo scudo avrebbe tenuto, se lo scudo a terra... E la leggenda narra che dentro la cabina, quando hanno preso la telemetria dopo, perché ripeto, tutto questo l'ha fatto con un nelle orecchie, la telemetria ha detto che dentro la cabina, perché lo scudo termico non è che era come quello di oggi, tutto calibrato, che adesso c'erano quelli della SpaceX col collettino così, ah, che... sennò... esatto, era tutto fatto un po', boh, vediamo, non lo so. Dentro la cabina si sono raggiunti qualcosa come 97 gradi. Quindi lui si è fatto questa mega sauna di 3 minuti dicendo ti prego cadi in acqua. Cioè neanche dico a terra, ti prego cadi in acqua. Cioè questo era il suo pensiero, meraviglioso. Tra l'altro mi immagino anche invece quelli a Houston che hanno detto boh, è sparito il segnale, sono fumati una siga. Ha mangiato una bistecca, esatto, hanno picchiato qualcuno. E per farti capire quanto era pazzo, lui fu il primo a praticare uno sport fuori dalla Terra. Wow, e che sport avrebbe praticato? Ha giocato a golf sulla Luna. C'è la scena epica di lui che fa un putt con questa pallina che va sul sole, probabilmente. Dopo i Mercury ci sono stati le Gemini. Gemini, tra cui c'era in erba un giovane Armstrong e Buzz Aldrin erano cardini del progetto Gemini. Infatti Buzz Aldrin, per quanto adesso sia mezzo sciroccato, pieno di braccialetti, che dica che ha visto gli alieni e cose. Vabbè, possibile. Però è carino, seguitelo su Facebook. Però sì, io gli voglio bene, io gli voglio tanto bene a Buzz Aldrin. È uno che di quelli che ha accumulato più ore di attività extraveicolare, cioè ha fatto un sacco di passeggiate spaziali, eccetera, probabilmente. Ecco, un po'. esatto, noi che critichiamo così, astronauti, vabbè. Comunque, lui e Armstrong
Hanno fatto un sacco, tipo due o tre di missioni Gemini. Vabbè, anche perché immagino che nel momento in cui hanno deciso di mandarli effettivamente sulla Luna, sapevano che sarebbe stata quella la missione in cui finivano sulla Luna. Non è che ci mando proprio quelli di primo Eh pelo, beh, cioè, insomma, ci chiaro, mando qualcuno che chiaro. magari non mi sclera all'improvviso perché vede una stella. Così, esatto. Che tra l'altro, fun fact di Buzz Aldrin, che tu dici Buzz Aldrin, alieni, pim, pum, pa, eccetera. Buzz Aldrin è molto cattolico. Sì, questo lo so, infatti sarà portato la preghierina, Ha fatto la comunione sulla Luna. Col vino e l'ostia si è fatto la comunione da solo, gli altri hanno detto siamo scienziati, fra. Quindi l'hanno chiusa là. Per concludere, cosa sta succedendo adesso di interessante? Vabbè, sappiamo tutti Perseverance su Marte, wow, però dimmi un po' di Beh, highlights, di cose da seguire al momento che highlights cosa possono seguire? appassionarmi. Beh, allora, se tutto rimane come deve, se tutto, ma a novembre di quest'anno, faranno il lancio test del razzo che porterà gli uomini sulla Luna, di nuovo. Quindi avremo il lancio dell'SLS, che non mi ricordo l'acronimo, però, Vabbè, whatever. whatever. Dopodiché, avanti tutta. Verso il programma Artemis, che riporteremo la prima donna sulla Luna, perché il primo equipaggio sarà composto da una donna e due uomini, e la donna farà il primo passo sulla Luna. Come per Apollo, un po' di missioni dove si farà solo dei giri attorno alla Luna L'orbita e si diciamo di sì, rientra, e e poi si poi si scende. va. E da Ottimo. lì si andrà verso Moon Gateway. Quindi stazione orbitante come la ISS, dove vedete la gente che fa così nello spazio, però attorno alla Luna, che sarà la base, e la base sulla Luna. Questo è il grande Sì, ok. progetto che sarà poi l'aeroporto per andare su Marte. Insomma, viva la NASA, viva lo spazio, viva Parmitano, viva tutti gli astronauti italiani, viva la Cristoforetti, viva tutti. Viva tutti. Grazie Viva Pepita. Pollo, è stato molto molto bello, ho imparato tantissime cose, sono molto felice. Sei molto felice? Vuoi andare nello spazio? Voglio andare nello spazio. Ma te sei fuori.